con due pezzi di storia del giornalismo sanbenedettese, un commento su questi 100 anni della SAMB e su questo finale un po' a sorpresa. Beh, vuol dire che ci abbiamo tanti anni se possiamo vivere e raccontare questi 100 anni di storia, e sicuramente una buona parte vissuta anche professionalmente, di cui io sono particolarmente orgoglioso perché mi ha fatto crescere sicuramente dal punto di vista professionale, ma anche umano, perché sono riuscito ad entrare in rapporti sociali e umani con personalità e sicuramente con strutture, diciamo, sociali che hanno ampliato la mia conoscenza. Questa è un po' una festa, una rinascita della SAMB dopo un periodo buio. Beh, la ciliegina sulla torta è arrivata proprio nella festa ufficiale del centenario. Penso che la capacità di accoglienza di tutta questa città sia un elemento fondamentale nella storia di questi 100 anni della San Benedettese Calcio, perché è stata una società che ha saputo accogliere gente che veniva da tutto il mondo, da tutta Italia, giocatori che poi si sono radicati in questa città e hanno continuato a vivere in questa città.